Allora, innanzitutto nome, cognome e carica. Allora, sono Vincenzo De Vita, responsabile nazionale del GOS, gruppo operativo sommozzatori e salvamento dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Siamo un'organizzazione nata a Napoli 20 anni fa e iscritta al Dipartimento Nazionale Governativo di Protezione Civile Sommozzatori. Allora, quest'estate, come ogni anno, ci sarà grande attenzione soprattutto al mondo dei diportisti, a coloro che vivono il mare, un impegno dei carabinieri sempre presente sulle nostre coste. Sì, siamo sempre presenti con motovedette, ma non soltanto motovedette, ma anche con elicotteri, pronti a dare una mano non soltanto ai diportisti, ma soprattutto anche ai sommozzatori che si possono trovare in difficoltà, perché Napoli è un golfo eccezionale e la subacquea è vissuta in prima persona da tutti i subacquei appassionati di fare immersione nel nostro golfo, isole comprese. Qual è l'appello che date a coloro che vivono il mare? Allora, per i diportisti c'è poco da dire, portare una barca c'è bisogno di grande esperienza. Per i subacquei neofiti noi chiediamo sempre a voce proprio strillando: fate un corso da sub, perché la subacquea non è per tutti, e affidatevi comunque a degli istruttori validi sul territorio. Ci siete? La cravatta sta bene. Benissimo. Un premio di giornalismo Posillipo alla cultura del mare, il giornalismo legato alla cultura del mare ma anche alle bellezze di Napoli. Sicuramente sì, e non solo, ma noi riprendiamo qualcosa che circa 20 anni fa il Posillipo, il circolo, aveva fatto con delle eccellenze nazionali e non, e anche internazionali, e quindi abbiamo voluto dare corpo e forza un'altra volta, oltre allo sport, alla cultura. Ovviamente la cultura del mare, che ci vede protagonisti sia nel canottaggio che nella vela che nella canoa e in altri sport del mare, per cui ben venga questo ritorno alla cultura, perché questo significa preparare nuovi dirigenti e nuovi cittadini italiani a tutto tondo, non solo per quanto riguarda quello che riguarda il fisico, ma anche lo spirito, la mente e la cultura, quindi sicuramente andremo meglio. Allora, innanzitutto nome, cognome e carica. Allora, Filippo Smaldone, consigliere alla cultura al Circolo Posillipo. Allora, parliamo di questo premio, a chi è rivolto, quali saranno le modalità per poter partecipare? Allora, questo premio nasce esattamente 12 mesi fa. Si è voluto ritornare a qualcosa che il Circolo già faceva, in un altro ambito, quello della pittura, perché è un ricordo anche mio di infanzia, e quindi ho voluto rivedere questo tipo di premio per dare un senso anche al Circolo con una novità, il premio Posillipo Cultura del Mare. Questo premio è stato un po', diciamo, vissuto con un po' grazie anche all'appoggio che ho avuto da un addetto stampa che ho qui al Circolo, che è una persona che veramente si è data da fare, Nunzia Marciano. Abbiamo portato avanti questo progetto attraverso anche una giuria composta da elementi validi del giornalismo napoletano e italiano. Non faccio nomi per non far sì che poi elogiamo qualcuno e non citiamo gli altri. Attraverso questa e alcuni elaborati che sono arrivati sia per quanto riguarda la televisione, sia per quanto riguarda la carta stampata, sia per quanto riguarda il web, si è venuto poi a premiare delle eccellenze nelle varie singole, diciamo, per quanto riguarda la carta stampata, televisione e web. Però non è solo il premio Posillipo che a noi è interessato, ma fare anche un premio dei premi speciali, e abbiamo indicato in questi premi speciali tre persone che sono le eccellenze napoletane. Innanzitutto il preside della facoltà Partenope, che guarda caso si affaccia proprio sul nostro circolo, il professor Caratenuto. Abbiamo voluto premiare un'eccellenza anche della RAI, che è la Amendola, che è una che lavora su RAI 2, e terzo, anche importante, un armatore napoletano che in questo momento non lo riesco mai a ricordare, a Grimaldi, quindi a queste tre eccellenze. Poi abbiamo voluto dare anche 10 riconoscimenti importanti a chi lavora verso il mare, chi indica il mare tra la capitaneria di porto, la parte dei GOS che si esercitano per tenere questo mare pulito,
e poi alle varie nostre istituzioni di una certa importanza. Poi abbiamo voluto anche dare un premio, mi dilungo però per chiudere anche, un premio a Maurizio Cotrufo per il suo meraviglioso libro Il Pescatore. Abbiamo voluto dare anche altri due premi speciali a due scrittori che hanno scritto sempre sul mare. Però tutto questo non voglio più dire altro, ma soprattutto vi aspetto tutti il 6 luglio in una serata che sarà sotto questo cielo stellato di questo meraviglioso circolo Posillipo, dove avremo una serata di eccellenza. Ho racchiuso tutto il senso di quello che sta succedendo oggi al Posillipo, cultura del mare. Il mare è cultura, molto di più di quello che noi vediamo ad occhio nudo. Il mare tra l'altro è anche nazionale degli ultimi mesi, ma il senso di questo premio è quello di valore. Prossimo 6 luglio sono dei giornalisti, abbiamo Vittorio Virtufo, poi dopo andiamo di parlarne, Vittorio Virtufo, Maria Luisa Cucozzi, Emilio Vitaliano, solo di apprezzare e anche qualche volta di far scoprire quelle che sono le risorse del mare, bellissimo su questo mare, il mare che è sport, il mare che è vita, l'accoglienza. Il mare, insomma, che è davvero la risorsa che Napoli deve sfruttare. Se sfruttasse il 10% delle sue risorse non avrebbe bisogno del mare. Ha scritto o ha fatto vedere o ha raccontato del mare, ma anche chi può riconoscimento alla Guida Grimaldi, quindi a Guido Grimaldi, ad Alberto Carrato, tanto grazie al suo lavoro di Napoli. Poi ci saranno anche dei riconoscimenti, un'organizzazione che non si ferma qui, che non si ferma al premio e che non si ferma alla assolutamente continua. Io passo subito la parola a Mauro, che conoscete, e vi introduco dicendo che è grazie a lui, giusto una nota, sotto la sua presidenza iniziata a luglio c'è stata una alle donne come soci, quindi non più soltanto ospiti degli uomini, ma che diventano soci. Grazie, grazie a tutti, grazie agli organizzatori, di questo bel premio, questa bella attività culturale del Circolo Posillipo che oltre a... è arrivato un invito, questo è il libro della storia di...